Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di ciò che si cela al di là del famoso velo, ho detto anche porta della morte. Come ricorderete, la prima apparizione del velo avviene nell'Ordine della Fenice, quando Harry, Ron e Hermione e gli altri membri di quello che sarà poi conosciuto come l'Esercito di Silente assaltano il Dipartimento dei Misteri. Durante l'esplorazione del dipartimento si ritrovano dinanzi a quella che viene inquietantemente definita la Camera della Morte, descritta come un grande anfiteatro con posti a sedere a gradoni che circondano una predella. E sulla predella troviamo il velo, un alto arco a sesto acuto fatto di pietra antica, così fessurato che sembra sfidare la gravità solo restando in piedi. E all'interno dell'arco svolazza, naturalmente, un velo nero a brandelli. Evidentemente, il velo esiste da quando esiste il Ministero, e a giudicare dal suo stato di deterioramento, probabilmente da molto più tempo. Questo ovviamente suggerisce che l'anfiteatro sia stato costruito intorno al velo, piuttosto che il velo, trovato altrove, sia stato trasferito al Ministero. Allora, cos'è esattamente il velo? Nella sua forma più semplice può essere spiegato come una porta di accesso a ciò che crediamo sia l'aldilà. Non si può vedere dall'altra parte, e come si evince dall'attraversamento e dalla successiva morte di Sirius, sembra che si possa attraversare il velo dal nostro mondo all'ignoto, ma non si può tornare indietro. Tuttavia, nulla suggerisce che qualcuno sappia con certezza cosa c'è dall'altra parte. È interessante notare che l'esistenza del velo sembra suggerire la mancanza di un purgatorio o di un limbo, il che contraddice direttamente l'esperienza di Harry con il defunto Silente a King's Cross, nei doni della morte. A parte questo, una volta superato il velo, che cosa c'è? Sappiamo dalla visita di Harry nella Camera della Morte, che a volte si trova oltre il velo. Lo dimostrano semplicemente i sussurri inquietanti che lui e Luna sono riusciti a sentire, anche se si potrebbe obiettare che, dal momento che né Ron né Hermione sono riusciti a sentire questi sussurri, forse il velo è in realtà un manufatto scuro, con qualche tipo di incantesimo, che non lo rende una porta d'accesso a qualcosa. Nel film vediamo che la situazione si presenta come la seguente. Harry, avvicinandosi, disse: «Nessun altro li sente?» «Li sento anch'io, c'è qualcuno là dentro», rispose Luna, mentre Hermione controbatte. «Come sarebbe a dire là dentro? Non c'è nessuno lì dentro, è solo un arco, non c'è spazio per nessuno. Dai Harry, smettila, andiamo via». D'altra parte, se si considera chi poteva e chi non poteva sentire i sussurri oltre il velo, si potrebbe sostenere che coloro che sono stati toccati dalla morte, come Harry e Luna, potrebbero aver sentito le voci di coloro che hanno perso. Al contrario, una strega come Hermione, che non ha perso nessuno nella sua vita, ed è ferma nelle sue convinzioni di osservazione ed educazione, potrebbe avere pochi legami con il mondo dal di là, e quindi con coloro che potrebbero presumibilmente dimorare al di là del velo. In ogni caso, se dovessi scommettere su una teoria o possibilità, punterei sul semplice fatto che al di là del velo si trovino semplicemente le anime dei morti. E questo è tutto per il video di oggi. Voi che ne pensate? Che teoria avete? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e come sempre grazie a tutti per l'ascolto.